Buonasera, ci incontriamo per parlare di una pianta speciale che è la felce. Io sono Vittoria, lei è Danila, siamo due persone che amano le piante, le tradizioni colte e quelle popolari e amiamo gli esseri in genere, per cui ci piace studiarli, ci piace parlarne con gli altri. Bene, la felce è una pianta davvero speciale, a tal punto che non è una pianta, è quasi un muschio, poco più di un muschio, eppure ci sono tantissime specie di felci, si parla di davvero tantissimo, un numero vastissimo di felci, ce ne sono davvero di bassette che possono arrivare massimo a quei 50 centimetri scarsi di una specie dell'estremo oriente, esattamente come ci sono felci alte come palme di una specie particolare che viene per esempio nelle foreste amazzoniche. Ebbene, questa pianta è presente sulla Terra da tanti milioni d'anni e questa che vi mostro, spero si veda, è un fossile che ha diverse centinaia di milioni d'anni. E gli studiosi, secondo, hanno valutato che siano almeno da 350 milioni d'anni che queste piante con specie lievemente differenti sono presenti sul nostro pianeta. Con i dinosauri? Che Ma dici, Anina? sì, Con i dai, quei dinosauri. dinosauri. A me affascina molto pensare che adesso noi condividiamo il nostro spazio di vita con delle piante che c'erano ai tempi dei dinosauri. Ma pensa che emozione! Ah, sicuro, io non c'ero. Non c'eri, ma loro Sono sì, vedi? attempata, ma non quanto i dinosauri. Loro sì, Loro sì. loro Bene, c'erano. questi O esseri comunque davvero qualcosa di simile, ecco. molto simile. Anche il ginkgo, c'era anche il ginkgo. C'era anche il ginkgo, la C'è prossima volta parlerai anche anche del il ginkgo, ginkgo, sì, però sarà adesso abbiamo la difficile felce. da portare in interno un ginkgo. Sì, Adesso parliamo di la felci. fotografia. Parliamo di felci. Allora, ne parliamo e per quanto siano state presenti nelle tradizioni popolari di cura, nella cosiddetta medicina popolare, non ne parleremo in questo senso perché in realtà sono molto tossiche, una pianta tossica per l'uomo e non piace anche agli animali, infatti non se ne cibano, anche se le usano per fare giacigli, se le usano in altri modi, esattamente come noi. Come oggi viene usata la felce? Viene usata per fare giacigli, infatti, giacigli per gli animali. In Calabria leggevo che si usa ancora moltissimo e si usa in realtà in un modo molto scaltro, veniva usata per conservare la frutta che si raccoglie in autunno, quindi le mele, le pere e le patate. In un bozzolo, in un letto di felci, di foglie di felci, venivano mantenute per molti mesi le patate mature raccolte adesso, proprio bozzoli che dopo venivano messi al coperto o addirittura sottoterra. Quest'anno voglio provare con le mele, devo dire la verità, proverò, ho un albero molto generoso. Queste mele mi chiedo sempre come tenerle, di solito le metto via in vari modi, sotto alcol, sotto zucchero, cotte, marmellate. Ecco, di ogni. Quest'anno voglio provare a tenerle tra i rami di felce. I rami di felce che si raccolgono da agosto ad ottobre. Quest'anno, vedete, queste foglie sono un po' seccate. È stato un anno particolarmente arido. I nostri boschi, noi siamo sull'Appennino Tosca-Emiliano e i nostri boschi stanno facendo in effetti fatica. Faticano, poca acqua e quindi sono ingiallite molto presto. Ma ci sono moltissime leggende legate a questa pianta. Le più simpatiche sono sicuramente quelle ludiche, quelle che se pianti un soldino, questa è proprio toscana, se pianti un soldino sotto una felce maschio ne troverai due. Penso che sia una presa in Ci avrò giro. provato in tanti. Però l'ho letta, forse qualcuno ne trova due, quello che dice di piantarli. Ma in realtà anche scrittori come Shakespeare l'hanno citato, questo antico incanto della felce, peraltro proprio nell'Enrico IV, c'è questo ladro
che canta, che vanno, lui e suo compare vanno a rubare sicuri come dentro una botte perché hanno usato l'incanto della felce, quindi saranno invisibili. Che avesse il dono dell'immortalità, o meglio che le sue foglie bruciate, quindi la cenere di queste foglie, rendesse invisibili, è una favola nota in tutta Europa. Era nei grimori degli antichi maghi, delle streghe o come le vogliamo chiamare, queste persone che mantenevano le tradizioni, quello che rimaneva degli antichissimi druidi, di questi sciamani dell'Europa, e che da una donna all'altra, da una persona all'altra, cercavano di tramandare usi, costumi e segreti in qualche modo. Quindi che la felce rendesse invisibili ho qualche dubbio. Ricchi. Ricchi. Felice. Allora, sì, felce felice. Assona felce felice. Bene, così la voglio immaginare. Anche perché invece nei miti più strutturati, quelli legati alle date sacre dell'anno, per esempio i due Giovanni, due San Giovanni, sia il 21 di dicembre, San Giovanni Evangelista, o il 21 di giugno, San Giovanni Battista, i due solstizi a loro collegati, che poi non si celebrano il 21, ma di solito la notte tra il 23 e il 24, questi due Giovanni, diciamo, questi due portatori di messaggi che segnano comunque il cambio di energia nell'anno, ci viene narrata la magia della felce come la pianta che a mezzanotte potrebbe illuminarsi mostrando un ramo d'oro, mostrando un ramo su cui sboccia improvvisamente un fiore bianco come la luce, e chi lo vede ha un amuleto che varrà per sempre e gli varrà fortuna, ricchezza, benedizione. Nella stessa scia, per esempio in Inghilterra, c'è ancora l'usanza di mettere un ramo di felce, non molto, basterebbe questo ramo, una foglia di felce sotto il cuscino per fare sogni profetici, ma non qualunque sogno, si sognare i prossimi problemi che arriveranno e il modo di risolverli. È abbastanza interessante, non solo i problemi, ma anche le soluzioni. Ora, un'altra tradizione che ancora è viva nel nord della Francia, nelle zone normanne, dalla Normandia, anche in Germania, in alcune regioni, è quella di piantare nei giardini di casa delle felci perché tengono il male, il maligno, la sfortuna lontano da quella casa. Sfortuna, povertà e sterilità. Queste tre brutte figure che vengono allontanate con quella luce misteriosa, che solamente la felce colpita dalla luna piena vicino a Valpurga, che è il solstizio d'estate, garantisce, diciamo, questa immunità. Naturalmente capiamo benissimo, è una pianta che ama l'ombra, è una pianta che ama l'umidità, allora o ci teniamo giardini umidi o rinunciamo alle felci. Oggi siamo abituati a alcune specie che non sono esattamente questa è una specie autoctona e molto selvaggia, anche molto, molto forte in realtà. Si tengono alcune felci nei bagni dove l'umidità, il vapore acqueo le mantengono fresche. Naturalmente non mangiatele, non cedete alla tentazione di fare tisane, potrebbero farvi male, anche se negli antichi ricettari troviamo tisane, troviamo ricette, ci sono tante altre piante su cui contare. Nel linguaggio dei fiori, dei regali, dei doni, che si possono fare quando vogliamo omaggiare qualcuno con un messaggio davvero potente e profondo, regalare felci significa mistero, ignoto, incanto e notoriamente anche sincerità. Sincerità anche delle cose non dette, cos'è alla fine quell'ignoto che sta dietro la potenza della natura.
sta nelle cose vere, che sono così vere che a volte possono sembrare anche spiacevoli e non vengono quindi dichiarate, ma sono lì a garantire la nostra sincerità. Quindi nei mazzi di fiori estivi ci stanno spesso, il fioraio mette le felci intorno. È un gran bel segno, accettiamo questi doni con gratitudine e con serenità. Chi ce le regala è una persona sincera verso di noi. Bene, che altro dire di questa pianta? Che vi auguro di incontrarla, di adornarne le nostre case, non solo il bagno magari. Magari la porta d'entrata. La porta d'entrata, la vedo bene, in ingresso la vedo d'entrata. Bene. La porta d'entrata. Non dimentichiamo di spruzzare comunque acqua, proprio spruzzate acqua, soprattutto nei mesi caldi, nei momenti caldi. Ricordiamoci che il famoso seme della felce che la tradizione popolare consiglia di tenere in mezzo ai denari, così che questi, non, per quanto ne spendiamo, sempre ce ne siano nel nostro portafoglio, quel fiore di felce in realtà sono spore, perché la felce si produce come i funghi, quindi spore, non semi, spore. Quindi le possiamo raccogliere e tenere con noi, oppure alla notte di San Giovanni, perché la notte del 23 dicembre è forse un po' freddo e soprattutto non troviamo più foglie, non troviamo davvero più foglie, possiamo la notte di San Giovanni, sapendo dove è una felce, andarne a raccogliere un rametto e tenerlo vicino alle cose per noi preziose, che non è detto che siano i denari, le cose preziose possono essere oggetti di valore per noi, oggetti del ricordo, oggetti che noi colleghiamo anche al sapere un po' segreto, al sapere antico. Con questo vi saluto, vi auguro belle felici e tanta sincerità. Ciao a tutti.